Ciao ragazzi, benvenuti all'Inspirational Video con il mio caffè all'americana, protagonista assoluto della puntata assieme ad Ondina Wavelet. Allora, la storia ve l'ho già raccontata nelle stories di Instagram, è inutile che mi dilunghi, comunque per quelli che non le avessero viste sarò molto succinta. Allora, ho bruciato la mia moka preferita, la moka quella tradizionale, una Carmencita che mia sorella mi aveva regalato tanti anni fa, alla quale sono molto affezionata. Ebbene, l'ho trovata fusa sulla piastra elettrica sulla quale l'avevo dimenticata, senza acqua, senza nulla, a bruciare. Ustioni di terzo grado, una cosa pietosa. Mi son detta cosa fare? Gli amici ovviamente... buttala, non c'è più niente da fare. Io invece no, ho deciso di provare il tutto e per tutto. Ho provato a rianimarla per 3 giorni, mettendola a mollo nell'acqua tiepida, prima con il bicarbonato di sodio, poi con l'aceto di mele, sempre sfregando, andando con olio di gomito, con lo spazzolino da denti e con, come si chiama quel robino, lo scovolino che serve per pulire le bottiglie. Dopo 3 giorni di sfregamenti, immersioni, aceto di mele, chi più ne ha più ne metta, la mia Carmencita è risorta. Ho tratto una lezione bellissima da questo, l'ho messa alla prova logicamente, quindi ho messo l'acqua una volta, l'ho fatta andare come se fosse caffè, svuotata ancora e ancora per accertarmi che tutto fosse in ordine, fosse pulito, insomma finalmente posso sipparmi il mio caffè. Da questa vicenda ho tratto delle lezioni molto carine che voglio condividere con te. La numero uno è questa: quante volte ci ritroviamo con cose inutili in casa, o nelle tasche, o nella borsa, sepolte proprio sul fondo, cose che non ci servono e stanno lì, boh, perché forse un giorno ci serviranno. In realtà siamo circondati da cose di cui non ci facciamo assolutamente nulla. Quello è il momento di liberarci delle cose che non servono. Allora, possono servire a qualcuno? Bene, non servono a nessuno? Comunque, hanno finito il loro tragitto assieme a noi. Ok? Le cose invece utili, quelle che ci stanno a cuore, quelle per le quali siamo disposti a lottare, anche se i consigli che arrivano sono contrastanti, ascolta il tuo cuore, trattienile con te, se sono le tue cose, se sono quelle che rappresentano dei momenti speciali della tua vita che ancora per qualche misteriosa ragione vuoi ricordare, allora olio di gomito e recupera. E tutto questo vale anche nei rapporti umani, quindi abbiamo il coraggio di dire no a esperienze che non ci edificano, non ci fortificano, non ci fanno crescere. Abbiamo il coraggio invece di lottare per gli amici veri, per le relazioni che contano, per le relazioni costruttive che danno un valore aggiunto, a cui noi possiamo dare un valore aggiunto, ovvio, perché è uno scambio reciproco. L'ultima lezioncina del giorno è che non tutti i mali vengono per nuocere, perché anche quando sembra tutto perduto per qualsiasi argomento nella vita, scopriamo poi che rimediando a quella cosa da rimediare ci si apre una porta migliore. Perché? Perché il mio caffè non è mai stato così buono. E con questo video inspirational ti saluto. Al prossimo, a breve.